Vigilia di Pasqua ad alta tensione sul fronte sicurezza in Italia, con Roma come sorvegliata speciale, e i recenti arresti, soprattutto quelli di Foggia e Torino, lo dimostrano. Arresti ed espulsioni, questi a quota 28 nel 2018, di cui 16 sono predicatori islamici, indicano come l'allerta sia alta. L'arresto dell'imam di Foggia il 27 marzo, come nel caso dell'operazione del giorno successivo con l'arresto del giovane italo-tunisino a Torino, hanno alcuni punti in comune, intanto. In entrambe le storie sono coinvolti cittadini di sola origine italiana. Il 59enne Abdelrahman Mohieldin Mostafa Omer, arrestato a Foggia, ha una moglie di 79 anni sospettata dei reati fiscali e destinataria, insieme al marito, di un sequestro di beni per 370.000 euro. Soldi che Omer riceveva attraverso una sorta di raccolta fondi tra i musulmani che frequentavano il centro. L'episodio si inserisce in un più ampio contesto operativo che nel luglio scorso ha portato all'arresto, sempre a Foggia, di un militante ceceno dell'ISIS. L'arresto di Foggia però sposta il problema. Non saremmo più di fronte a imam convertiti nelle file dell'ISIS, ma ad attività di arruolamento vero e proprio di potenziali terroristi, compresi i bambini. Il giovane italo-tunisino El Mahadi Alili, dal canto suo, 23enne, finito in manette il 28 marzo con l'accusa di apologia del terrorismo islamico e partecipazione all'ISIS, era già finito agli arresti nel marzo del 2015 in un'indagine di Brescia per aver pubblicato su internet il primo documento italiano sul califfato. Il giovane abitava con la sua famiglia, il padre, muratore in Italia dal 98, la madre casalinga e due fratelli. Alili, dopo 2 anni patteggiati di carcere, ha continuato il suo percorso di radicalizzazione. Diverse e ripetute le dichiarazioni in questi giorni del ministro dell'Interno Minniti sulla necessità di rafforzare la sicurezza nelle zone affollate. Due le minacce che preoccupano in generale: i lupi solitari, persone che decidono autonomamente di passare all'azione, e i cosiddetti combattenti che rientrano dai teatri di guerra. Le due recenti operazioni antiterrorismo, però, nel sud e nord Italia sembrano segnare un altro passo.